con noi, oltre ovviamente a Gianluigi Bonanomi che segue questo spazio, Carlo Amatetti di Sagoma. Sì, l'abbiamo invitato perché non avevamo ancora avuto un editore, giusto, sì, di libri di carta, ma anche di una collana solo di libri digitali e comunque delle versioni digitali di libri comunque che erano già stati editi. La particolarità è che si parla di comicità, quindi di libri che ci fanno fare quattro risate. E quindi io chiederei subito a Carlo di presentarci questa azienda, diciamo, la Sagoma, che non è soltanto un editore, è un network. Dici tutto. Sì, noi siamo nati, Sagoma è nata nel 2000, tardo 99, come agenzia di comunicazione, soprattutto come service editoriale multimediale, quindi per aziende, case editrici, eccetera. Abbiamo sviluppato tantissimi progetti di comunicazione, di social management, di prodotti editoriali anche tradizionali. E poi a un certo punto, dopo 10 anni di libri scritti per chiunque sugli argomenti che potrei intuire i più diversi, lo scibile umano, e per i quali ovviamente non si poteva tutte le volte avere una visione spirituale completa, ecco, mettiamola così. Una mia passione, che è sempre stata quella del dietro le quinte del mondo dello spettacolo, comunque il mondo della comicità, eccetera, mi aveva spinto a leggere e acquistare tantissimi libri su Amazon, eccetera. All'ennesimo libro che riuscivo a trovare solo su Amazon, ha detto: ma caspita, qui però c'è un problema. Ora, il fatto che non sia stato mai affrontato magari doveva farmi riflettere, però diciamo, per certo l'editoria italiana non si occupava di questo argomento. E allora abbiamo deciso di affrontare la cosa un attimo di petto, e quando ho scoperto che neppure l'autobiografia di Gene Wilder, che in Italia è uno degli attori comici più famosi della storia del cinema, e soprattutto il cui DVD, ad esempio quello di Frankenstein Junior, è a tutt'oggi il più venduto in assoluto nella storia delle vendite dei DVD. Però mi dicevi che non è altrettanto in America. No, come si spiega questa cosa? Che qua diventa un cult? Allora, qui è un po' come Jerry Lewis, di cui abbiamo pubblicato anche noi l'autobiografia, che in Francia e in Italia è un cult, è una figura proprio incredibile, negli Stati Uniti è apprezzato, ecco, mettiamola così. Okay. Però l'Europa ogni tanto, appunto, si trova i propri eroi. Tra l'altro, lui ci hai portato, se possiamo inquadrare anche dall'alto, ci hai portato l'autobiografia di Gene Wilder. Chi è l'autore? No, sto scherzando. Va bene. Allora, ci ha portato il cartaceo che possiamo inquadrare, e io ho portato l'iPad per farvi vedere che avete anche, appunto, la versione in ebook. Questo era stato il vostro primo libro, da qualche tempo è ripubblicato in ebook, quindi possiamo anche farvi vedere come. Innanzitutto di profilo, perché i profili. Allora, noi ci siamo chiamati tanti anni fa, appunto, Sagome, perché era più un auspicio che ci facevamo di essere il più possibile coinvolti in progetti divertenti di comunicazione. Okay. La Sago, appunto, è quella che vediamo, ovviamente con il naso da clown, per enfatizzare ulteriormente questo concetto. E ovviamente una collana di autobiografie, non potevamo che chiamarla di profilo, certo, con una sagoma. Guarda, arriviamo qua alla prefazione, Mel Brooks addirittura. Sì, Mel Brooks, la prefazione di Mel Brooks è un po' una ciliegina sulla torta, nel senso che il bello del nostro progetto è che ha visto il coinvolgimento diretto dei protagonisti, degli autori dei libri, nel senso che abbiamo rapporti diretti proprio con Gene Wilder, con la famiglia di Jerry Lewis, di Dean Martin. Scusa, non stai millantando, perché ci hai portato una prova, tra l'altro. Sì. Dopo, se Maria può mandare il video, addirittura c'è una prova in video di questa cosa, che sono comunque conosciuti direttamente dagli adesso autori. Adesso un attimo. Eccoci qua. Non abbiamo l'audio, però. Beh, adesso lo vediamo. No, lo rivediamo con l'audio. Ci dicevi, appunto, avete un rapporto diretto. Tu quando l'hai conosciuto, Gene Wilder? Quando mi ha fatto, con un giro di parole, mi ha fatto capire che non si spostava più, perché ha una certa età e mi è diventato indolente. Allora ho detto, va bene, allora sono stato aggressivo, ho detto vengo io, certo, ok? E gli ho portato dietro troupe televisive, eccetera.
È stato molto carino perché veramente gli abbiamo occupato casa per 3 giorni consecutivi e non è mai bello, però come dire, noi l'abbiamo passata molto bene. No, la cosa piacevole è stato che appunto ho detto ci scrivevamo praticamente tutti i giorni, chattavamo online proprio per dire che ormai questo è il modo proprio di interagire con soprattutto gli autori all'estero e gli ho detto senti abbiamo fatto 30, facciamo 31. Perché non chiedi a Mel Brooks di fare la prefazione in esclusiva per l'edizione italiana del tuo libro? E il giorno dopo, stessa ora, mi riscrive e mi fa, senti, ho telefonato a Mel Brooks e mi ha detto, sì, ti manda il tutto la prossima settimana. E allora io ho visualizzato questa scena di Gene Wilder che dice, guarda, Carlo ti chiede, che chiama Mel Brooks e Carlo ti chiede questa cosa. Ho preso 30 gocce di calmante per dormire quella sera perché è stata un'emozione insomma dura da digerire. Ecco. No, ricordiamo al pubblico qual è il sodalizio più importante tra Wilder e Mel Brooks, è un cult. Ovviamente Frankenstein Jr. Frankenstein Jr., anche questo, un libro, un DVD assolutamente imperdibile. È stato rifatto, ripresentato addirittura al cinema, mi sembra un anno fa, un paio di anni fa, è ritornato nelle sale per capire addirittura il cult. L'abbiamo portato anche noi perché poi è uscita è stato uno dei film selezionati per un'ultra digitalizzazione incredibile di una determinata società e proprio noi la fase di promozione è coincisa con l'uscita di questo libro e in molte sale siamo usciti noi insieme con il film, insomma è stato molto piacevole. Lui è esattamente come si può immaginare che sia, infatti quando poi si incontrano... Io ci sono legata, scusami, perché quando sono venuta a vivere in Italia, il film di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, mi segna molto quel periodo della mia infanzia, di quando appunto mi sono trasferita poi in Italia e quindi sono affezionata a lui per questo, perché era uno dei miei film poi preferiti anche rispetto a quello poi successivo è stato fatto. Tra l'altro lui non ha particolarmente gradito. Non ha apprezzato. Svelo allora un retroscena, la copertina in realtà per un'autobiografia di Gene Wilder si possono fare anche delle scelte più furbe, in realtà dovevo piazzare in copertina lui come Frankenstein Junior, facile, in realtà noi concertiamo molto le copertine con gli autori e la scelta alla fine è finita su questo perché a me piaceva molto dal punto di vista dell'immagine, ma poi ho scoperto che in realtà questa immagine ha un significato profondo per l'autore perché siamo proprio nel dietro le quinte di questo film, di Willy Wonka, ed è stato preso, fotografato a distanza e gli era stato appena comunicato della morte del padre, quindi questa immagine melanconica... Inquadriamo ancora dall'alto, questo non serve più. No, direi che in questo caso vedi la copertina. Eh sì, c'è un po' questo sguardo malinconico, esatto. In effetti. Quindi questa è la... Il fatto che ci siamo ritrovati queste stesse immagini, ho detto va bene, allora non la cambiamo più, Io vorrei dire anche che lo sto leggendo, questo libro è molto molto divertente perché lui è tipo abbastanza schizzato. Comunque, io mi ricordo che sto leggendo appunto la parte dell'infanzia o comunque dell'adolescenza quando aveva questi attacchi e doveva pregare per 8 ore di fila, ma non sapeva perché. Lui aveva questo senso, lui ebreo, questo senso di colpa grandissimo e non lo trovavano, era in un campo a pregare per 8 ore e non si è capito. Sì, il suo demone. È il suo demone, infatti. E quindi tu dici che comunque è così come noi lo... Sì, è un personaggio veramente di una dolcezza incredibile. Eravamo in albergo, in questa cittadina dove vive, e è venuto lui a prenderci in albergo, ci ha portato nel suo ristorantino preferito, c'era un gruppo di ragazzi a questo ristorante, è andato, salutato, ma... veramente squisito, poi ci ha seguito in tutta la fase della produzione del libro, peraltro ricordo per gli appassionati che lui è diventato anche un romanziere e noi pubblichiamo anche i suoi libri come appunto come autore di fiction, diciamo. Sì, se li possiamo inquadrare dall'alto, questi sono... Questo è il suo secondo libro, Io, Clara e Chekhov, il suo primo è stato questo, appunto, La mia puttana francese. Per, come dire, compensare il titolo, abbiamo aggiunto noi nella versione italiana una delicata storia d'amore, se no non veniva percepito subito. No, forse no. Anzi, forse si sbagliavano anche nelle librerie a metterlo nella sezione... Abbiamo preferito. Perfetto, no, volevo dire che comunque questi sono soltanto 3 dei libri, ma il catalogo si sta crescendo sempre di più e quindi presentiamo anche gli altri titoli di Sagoma, tu ce ne hai portati un altro paio, tra l'altro uno c'è una curiosità, mi dicevi, abbiamo parlato proprio l'altra volta del fatto che uno dei modi per diffondere l'ebook potrebbe essere quello di regalare un ebook, la versione in ebook del libro cartaceo che compri. Beh, loro ci hanno pensato qualche tempo fa, infatti
infatti Carlo ci fa vedere questa iniziativa. Sì, allora per quanto riguarda i nostri ebook, più o meno dalla fine del 2010 sono accompagnati da un'iniziativa che si trova alla fine appunto dei libri coinvolti in questa. Uh-huh. C'è una pagina, eccola qui, sagoma ecco. Raddoppia. Possiamo inquadrarla dall'alto. Sagoma raddoppia, acquistando appunto il libro. C'è l'indicazione di una pagina sul nostro sito web, dove seguendo appunto le istruzioni si va a indagare nel libro e si trovano le istruzioni per scoprire il codice per scaricare appunto il libro stesso gratuitamente da Book Republic e oltretutto ottenere il 20% di sconto sui libri cartacei invece direttamente quindi una piccola caccia al tesoro. Esatto, una piccola caccia al tesoro. Ok, esatto. Perfetto. E ci parlavi anche di altri titoli molto molto interessanti sì, che avete pubblicato, ci hai portato. Ne abbiamo appunto sul nostro sito che è www.sago.com, troverete un po' il tutto. Ve ne evidenzio solo un paio. L'ultimo che è uscito, che è l'autobiografia dei Monty Python, Python. È un film cult, è un libro cult, scusate, che è atteso da molti anni dai fan di tutto il gruppo, ma credo da tutti gli amanti della comicità di un certo tipo. E quindi poi, questo c'è anche in edizioni ebook? Ecco, questo purtroppo per i diritti delle ebook non si può. Non ci sono proprio per tutto il mondo, non solo per l'Italia. Ho capito, perfetto. Quindi praticamente molto bello, sì, anche la carta, l'edizione è veramente, veramente. Sì, è proprio. Ci sono oltre 500 foto inedite, veramente un. E si trova in tutte le librerie. Assolutamente, perfetto. Assolutamente sì. Perfetto. E poi un dietro le quinte, mi permetto solo di aggiungere questo, che è Memorie di una mente bruciata. Che è il dietro le quinte della nascita dei Blues Brothers del Saturday Night, direttamente da chi era presente. Che perché era un autore, un amico di Aykroyd. Esatto. Svelo anche che sto leggendo anche questo contemporaneamente, ne leggo 22. Quanti libri leggi contemporaneamente? Sì, mi fate fare questo mestiere. No, di solito cerco di uno alla volta. Questo è molto schizzato, perché è un pazzoide che ti spiega anche com'è la genesi di alcuni dei più importanti sketch della comicità americana. Quindi anche questo veramente veramente consigliato.